Non vi è certamente nulla di più necessario nel mondo oggi di una filosofia pratica di vita. Per filosofia pratica non intendo belle idee e meravigliosi sogni in cui possiamo trovare rifugio da un mondo terribile. Intendo il tipo di filosofia che sia concretamente vivibile, utilizzabile e spendibile. Intendo il tipo di filosofia che tiene ben lontane le idee astratte. Intendo il tipo di filosofia che Gesù ha dimostrato e insegnato, un misticismo pragmatico. Ti domanderai, che cos'è? Pragmatismo è un termine coniato all'inizio del XX secolo da William James. James era e rimane il più grande tra gli psicologi americani e ben merita anche il titolo di straordinario filosofo. Disse che il pragmatismo, per quanto riguarda il singolo individuo, è ciò che per lui è concretamente utilizzabile e spendibile. In altri termini, pragmatismo è tutto ciò che ha un valore per te quantificabile, non per quanto riguarda l'acquisto di un determinato bene, ma per quanto riguarda l'esplorazione, lo sviluppo e l'utilizzo delle tue più profonde risorse. È utilizzabile, ti sarà di aiuto, puoi sfruttarlo. Il pragmatismo è certamente utile e attuabile perché immerge i concetti metafisici in una dimensione pratica, concreta e operativa, quella che appunto io chiamo misticismo pragmatico. Non è il tipo di credenza che ti fa ritirare dal mondo, vivere in una grotta, mortificare la carne o negarti tutto ciò che rende bella e graziosa la vita. È una concreta, quotidiana, sempre attuabile unione con Dio. Ecco quello che in termini semplici il misticismo pragmatico è. Un certo numero di anni fa, prima di incontrare la spiritualità, ero nel mondo degli affari. Lavoravo per un'agenzia fotografica che serviva molti giornali e riviste. Eravamo specializzati in servizi fotografici che raccontavano storie ed eravamo sempre a caccia di storie e idee. A volte i servizi fotografici ci venivano spediti da collaboratori in giro per il mondo, altre volte li realizzavamo noi stessi con il nostro personale staff di fotografi. In questo caso dovevamo realizzare un servizio dal titolo "Di che cosa è fatto un essere umano?". Decidemmo di rappresentare l'essere umano in questione come una ragazza carina e iniziammo ad analizzarla nei suoi dettagli costitutivi. Scoprimmo che il suo corpo, come il corpo di ogni essere vivente, era composto di elementi come sale, calcio, silicio, zolfo, potassio e vari altri. Scoprimmo anche che il costo totale degli elementi che compongono il corpo umano, se lo monetizzassimo, è di circa 10 dollari. 10 dollari. È ciò che ognuno di noi vale per quanto riguarda il corpo fisico. Certo. Il prezzo può alzarsi leggermente se nei denti hai otturazioni d'oro e può calare se porti invece la dentiera. Ma 10 dollari è il valore monetario medio della materia di un essere umano. A quei tempi ero molto più di un'atea e questo valore bene corrispondeva con la mia idea di quanto realmente valesse l'umanità, me compresa. Poco tempo dopo ho scoperto la spiritualità. È stato merito, come è accaduto per molti, di una serie di seminari. Durante uno dei miei primi ascoltai un'affermazione che sembrava fatta per essere una sfida. L'uomo che parlava è, a mio parere, il più grande di tutti i padri spirituali, Emmett Fox. Aveva la mente più brillante che io abbia mai incontrato. Non puoi ignorare quest'uomo, non puoi sbarazzarti di lui con una risata. Lui aveva senso. Concluse quella particolare lezione dicendo: "Sai chi sei, sai veramente chi sei. Tu sei un'opera speciale di Dio". Questo mi colpì. C'era davvero un ampio divario tra il valore di 10 dollari di un corpo umano e l'opera speciale di Dio. Sapevo, sentivo, in quel modo in cui sappiamo di sapere, con una fortissima convinzione interiore, che Emmett Fox aveva ragione. Sapevo che ero una persona che potremmo definire spiritualmente miope, dal momento che non avevo mai cercato di guardare al di là del piano fisico. I due concetti sono lontani tra loro come il polo nord e il polo sud, e decisi di esplorare il vasto territorio che si trovava tra di loro attraverso lo studio della spiritualità.
Dovevo scoprire se quello che mi veniva insegnato era solo un bel sogno o se c'era qualcosa che potevo effettivamente utilizzare nella mia vita quotidiana. Così, prima ho studiato, poi assorbito, infine applicato quello che avevo imparato. Ho scoperto che sono davvero un'opera speciale di Dio e che questo è ogni altro essere umano. Ho anche scoperto che questo era solo l'inizio. La mia accettazione mentale dell'idea non mi ha aiutato molto nella sua manifestazione. C'era molto di più da fare. Che cosa significa essere un'opera speciale di Dio? Tu lo sei, tu lo sai. Che te ne renda conto oppure no, tu sei un'opera speciale di Dio. Se sei coinvolto in qualche business, e la maggior parte di noi è coinvolta in un qualche tipo di business, sei di certo attrezzato per svolgerlo. Sei attrezzato con qualunque cosa tu pensi che il tuo business abbia bisogno. È il tuo lavoro, perciò lo rifornisci, lo vesti, lo attivi con qualunque cosa sia necessaria per la tua esistenza. E ti aspetti che il tuo lavoro funzioni bene. È la stessa cosa che Dio fa con noi. Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Ci rifornisce di tutto quello di cui abbiamo bisogno, dal piano materiale a quello spirituale. Ci rende capaci di stare in piedi da soli, dandoci libero arbitrio per fare ciò che ci rende soddisfatti. Abbiamo fatto, spesso senza saperlo, ciò che ci rendeva soddisfatti, ma i risultati sono stati tutt'altro che piacevoli. Abbiamo perso di vista la nostra provenienza e a causa dell'ambiente e del sistema di credenze in cui siamo cresciuti, la nostra tendenza più forte è stata dare la colpa agli altri per il nostro dolore. E quando non incolpiamo il prossimo, sottilmente incolpiamo Dio, affermando con rassegnazione: «Ah, è la volontà di Dio». Entrambe le idee sono sbagliate e ci aiutano solo a prolungare le nostre difficoltà. Dio ha creato ciascuno di noi come un'opera speciale e ci ha dotati di una mente. Ci ha dato la coscienza di noi stessi. Nessun'altra specie sulla faccia di questo pianeta ha questa facoltà. Tu sai chi sei. Forse non puoi conoscere tutto di te stesso, forse nessuno può conoscerlo, ma tu sai di essere fatto così e così. Hai il potere di un pensiero originale. Puoi formare un concetto e articolarlo. C'è un test interessante e molto rivelatore che puoi provare. Chiedi a te stesso: chi sono io? Poi osserva le prime tre risposte che ti vengono in mente. Probabilmente troverai che le tue risposte includono: sono un commerciante, sono un venditore, sono un impiegato o sono una casalinga. Ma tu non sei questo. Questo è il tuo campo di attività, non è quello che sei. Questo test è un modo semplice per imparare ciò che pensi di te. Tu hai autocoscienza, hai il tipo di mente che riconosce la propria identità, hai la libera volontà, hai la potenzialità e la possibilità di sviluppare quella mente. Tu non sei uno schiavo, non devi vivere sottomesso a ogni pericolo che sembra annidarsi nel mondo esterno. Sei tenuto a vivere come un figlio di Dio, come il figlio di Dio, come un co-creatore con Dio. Questa è l'essenza dell'essere ed è instillata in ogni anima umana. Non sei qui per vivere una vita di sofferenza. Sei qui per creare qualcosa nella tua vita che solo tu puoi creare. Solo tu puoi farlo per te. Ognuno di noi è diverso dagli altri. A ognuno di noi è offerta da Dio una vita e un'esperienza unica affinché cominciamo a cercare e trovare il vero noi stessi e continuare a costruire la nostra vita in accordo con il piano divino. Questo è il motivo per cui non ci sono due persone esattamente uguali nel mondo. Neppure i gemelli identici sono completamente identici. Nessuno può fare la stessa cosa esattamente nello stesso modo. Tu sei un'opera speciale di Dio.